di lavoro della Breda che sono morti, alcuni di questi perché sono stati costretti a sospendere le chemioterapie, perché con la scusa del Covid gli ospedali sono trasformati in comi e naturalmente le chemioterapie sono state annullate, a meno che uno aveva i soldi e allora se andavi dall'ospedale privato riuscivano anche a curarsi. Ecco, noi pensiamo che siccome le case farmaceutiche e non solo, anche questa società è una società che preferisce che la gente si ammali perché così almeno li cura e fanno soldi sulla pelle della gente, noi vogliamo invece una sanità che previene, una sanità che impedisce alla gente di ammalarsi. E lo vogliamo questo sia nei luoghi di lavoro sia nel territorio. Quindi noi crediamo che bisogna fare in modo che la sanità pubblica torni ad essere uno degli obiettivi principali che interessa a tutti, lavoratori e cittadini. Ricordiamo che quando parliamo di medicina del lavoro, medicina scolastica, ricordiamo che le malattie infettive, le sostanze cancerogene inquinanti dei luoghi di lavoro non sono chiuse da una gabbia, ma se uccidono prima i lavoratori, poi i loro familiari, poi si disperdono nelle falde acquifiche e nell'aria e uccidono la popolazione. Quindi il problema di avere una sanità pubblica, una sanità territoriale, una sanità, una medicina territoriale che previene la malattia è la miglior cura per avere una vita decente, perché altrimenti continueremo a fare una vita da malati, una vita che ci portiamo dietro, una vita che veramente è una vita da cani e che ci tengono in vita solo per a ingrassare i profitti dei padroni. Noi oggi su questo diciamo basta, vogliamo una medicina preventiva e su questo continueremo a lottare. Non ci interessa quali costi abbia a livello economico, sia territoriale, sia regionale o dello Stato, ma crediamo che questa sia la prima questione. E in ogni caso, a condizione di morte, non ci può accettare nel lavoro né il vivere civile, perché una società che nega il diritto alla salute è una società barbara che non ha niente di umano. E noi contro questo abbiamo non solo l'obbligo di ribellarci, ma abbiamo il dovere di lottare per cambiare le leggi e per cambiare questo stato di cose. Adesso facciamo un altro intervento, oppure decidiamo, raccogliendo la proposta di Marco, possiamo andare sotto gli uffici della direzione in modo che gli cantiamo esattamente quello che pensiamo di questa sanità privata. Facciamo fare l'ultimo intervento e poi andiamo sotto gli uffici della direzione.